Ciao a tutti ragazzi, oggi vi volevo mostrare il risultato di un test, una confutazione e del perché non dovreste acquistare una lente top di gamma come la G-Master 24mm nel caso in cui possediate la Sony A7 R3. Sigla! Come anticipato, oggi vi spiego una cosa che ha dell'inquietante, più o meno. Quando me ne sono reso conto, ho passato veramente un brutto quarto d'ora. Avete mai sentito parlare di pulse focus o push focus? In poche parole, in fase video, la camera non tiene il fuoco in un punto fisso e rimane in costante ricerca di esso. In poche parole, il fuoco va avanti e indietro. Esattamente così. Questo video è stato girato da me ed è solo uno dei tanti che è stato mandato all'assistenza. Il setup qui era Sony A7 R3 e lente sempre Sony 24mm G-Master 1.4, che è questa ed è oltretutto quella in cui sto registrando adesso. Però andiamo con ordine. Allora, il primo test che feci con la lente, pensavo che le condizioni non fossero ottimali. Quindi ho aggiustato la cosa in post-produzione stabilizzando l'immagine. Successivamente sono poi seguiti numerosi test, talvolta compariva questo problema e talvolta no. Quindi mi sono documentato e con orrore su tanti forum stranieri ho letto di questo problema. Che ha mandato la lente indietro, a chi è stata sostituita e ha risolto, ci credo poco, e altri che si sono adeguati. Io non ci sono stato perché comunque avevo una lente nuovissima con un corpo macchina perfetto ed erano oltretutto entrambi aggiornati all'ultimo firmware. Quindi, d'accordo col venditore, ho mandato la lente in assistenza e, anzi, non solo ho mandato la lente in assistenza, ma ho mandato anche il corpo macchina in assistenza, visto che comunque era tutto in garanzia. E, come periodo eravamo in pieno lockdown. Quindi, complice poi il periodo, i tempi si allungarono. Mi rimandarono la lente indietro dicendo che era tutto regolare. Quindi rifaccio i miei test ed ecco nuovamente il pulse focus. Che c***o sta succedendo? Chiamo l'assistenza, che in Italia viene fatta in un solo posto, e mi dicono in via ufficiosa che la lente è così. Scusa? Praticamente non era un difetto, ma si comporta così con un diaframma chiuso dal 2.0 in poi. Quindi a 5.0 era estremamente visibile, a 1.4 non c'era nessun problema. Ciò voleva dire che io dovevo lavorare tra 1.4 e 2.0, ma siamo fuori di testa. Caso strano con la 7S2, macchina molto più vecchia, il problema non esiste. Pazzesco. Attenzione, rimani lì. Quindi, essendo una lente nuova, è appurato che fosse incompatibile con la R3 anche da parte dell'assistenza, anche se me l'ha fatto capire senza emettere comunque un parere che sarebbe stato personale. Ok, mi sono messo d'accordo col venditore per farmela ritirare ed eravamo tutti d'accordo. Poi, fortuna di entrambi, però, che fosse uscita la S3 con la quale sto filmando adesso, ho versato la R3, ho fatto fare dei test col 24mm e il risultato è stato un binomio perfetto. A questo punto io mi chiedo, com'è possibile che Sony non abbia mai fatto uscire un firmware per la lente o per la R3 per sistemare tutto questo casino? Non sono il solo, perché da poco poi un ragazzo su YouTube, sul mio canale, ha commentato un mio video chiedendomi se avessi mai avuto questo problema. Ragazzi, quindi, consiglio spassionato, se avete la R3, non abbinategli il 24mm G-Master o viceversa. Cambiate lente o cambiate corpo. Questo comunque riguarda sempre solo il video, ok? Spero di esservi stato d'aiuto, lasciate un like e iscrivetevi alla pagina se vi fa piacere. Per il resto, a presto. Ciao ragazzi!